Il Campolungo sembra tratto da una scena di Morte a Venezia di Luchino Visconti, solo che nel plot cinematografico la città lagunare era investita dall'epidemia di colera. In questo caso è il Covid a svuotare piazze e calli in una quaresima anticipata che si abbatte sul carnevale della Serenissima. La cosa che colpisce tantissimo è il silenzio a Venezia in questo periodo, in questi giorni, soprattutto adesso che c'è il carnevale. Perché siamo abituati a un vociare continuo, a un vociare dei bambini, urla, musica, gente che chiacchiera, che si diverte, che fa festa, e invece, come potete vedere, non c'è pochissima gente, pochissime maschere e soprattutto pochissimi locali aperti. Prima della pandemia, sulla base dei dati forniti dal Comune di Venezia, il Carnevale creava un indotto di circa 70 milioni di euro, spesi da una media di poco meno di 570 mila turisti. Anche se il Veneto è stato dichiarato zona gialla, con un rischio moderato di contagio, le misure anti-Covid hanno spento la festa veneziana. Per incoraggiare gli abitanti della città dei Dogi a perpetuare la tradizione, l'Associazione Locale degli Artigiani ha lanciato una campagna con sconti sul tema «Il Carnevale dei Veneziani in maschera e con la maschera anti-Covid». Se non i turisti, sono dunque i residenti a stringersi attorno alle botteghe artigiane che sul Carnevale basano la maggior parte del loro fatturato.